A questa nuova puntata del CGPG, l'ultima puntata della fase 1. Domani entriamo in questa famigerata fase 2, insomma, quindi l'ultimo TG di questi 2 mesi in cui abbiamo provato insieme a tutti voi a raccontare la quarantena e la pandemia e la crisi sociale ed economica, soprattutto che si è vissuta nel nostro paese, nello specifico qua nella nostra città. 2 mesi in cui abbiamo provato appunto ad approfondire diversi temi, a dare una visione un po' diversa della narrazione dominante che c'è stata sulla maggior parte, insomma, dei temi. Abbiamo visto che in televisione in questi giorni, in questi 2 mesi, insomma, abbiamo visto sempre il bombardamento degli stessi contenuti, sempre il bombardamento degli stessi personaggi. Invece qua al nostro TG sono passati, insomma, quasi 100 ospiti in 2 mesi, quindi siamo riusciti a far parlare un po' tutta Italia. E ringraziamo tutti e tutte, insomma, che in questi giorni hanno seguito la pagina, perché davvero per noi è stata anche un'opportunità di stare insieme e di parlare insieme. Domani incomincia questa fase 2, una fase 2 che ovviamente ci sembra strano chiamare fase 2, la chiamavamo quasi in fase 1 bis, perché sappiamo benissimo tutte le contraddizioni a cui andremo incontro, soprattutto le contraddizioni che riguardano le zero misure che fino adesso sono state affrontate per affrontare la crisi sociale, la crisi reale che si sta vivendo da un punto di vista anche esistenziale nei nostri quartieri, nei quartieri popolari e fra le casse popolari della nostra città e del nostro paese. Una fase 2 che appunto non vede in maniera chiara le tutele per chi deve andare a lavorare, non vede in maniera chiara spiegato quali sono i dispositivi di sicurezza individuale, come si può in un certo senso far rispettare i dispositivi di sicurezza individuale all'interno dei posti di lavoro. Quindi noi crediamo che questa fase 2 appunto sia un cambiamento non totale, ma un cambiamento che dovremo stare attenti a capire come riuscire in un certo senso a controllare dal basso attraverso i nostri attivisti, attraverso il controllo popolare che tentiamo di fare ogni giorno appunto sui quartieri. Oggi la giornata è la puntata della solita puntata del mutualismo, una puntata un po' particolare perché appunto andremo ad affrontare, oltre ai temi del mutualismo, un commento generale su questa fase 2. Però ci abbiamo, insomma, pensato molto e abbiamo voluto, a tutti i costi, insomma, aprire questa puntata con i compagni e le compagne della Casa Rossa di Massa, perché per chi non lo sa, insomma, per chi non l'ha visto, la Casa Rossa di Massa che appunto è un luogo a noi molto caro in cui siamo stati, insomma, alcuni di noi anche a dormire la notte per delle iniziative, per degli spettacoli, per delle lotte politiche insieme. Purtroppo ha subito un grave incendio qualche giorno fa e appunto ci sono stati gravi danni alla struttura. Questa è una ferita al cuore anche per noi perché è uno spazio sociale, uno spazio di tutti che viene in un certo senso per qualche periodo, per qualche tempo stoppato non solo dalla pandemia, ma anche da questa cosa. Quindi oggi siamo qua con i compagni della Casa Rossa che saluto. Ciao compà, come state? Immagino, insomma, che questa parola già al di là della pandemia non era facile rispondere a questa domanda, ma dopo questo avvenimento è ancora un po' più difficile. Quindi già vi mando un abbraccio da tutta la comunità dell'Ex OTG. Grazie, grazie Matteo, grazie a tutti, anche grazie per l'invito e per darci questo spazio in cui può raccontarvi sì quello che è successo, ma anche appunto quello che stiamo facendo. E, ci dispiace non poter poi rimanere a tutta la serata in cui si parlerà di pratiche che appunto anche noi abbiamo provato a mettere in campo, ma abbiamo da affrontare questo periodo in cui è un continuo organizzarsi e cercare di capire come affrontare al meglio quello che è successo. È E successo. raccontateci un po' cosa è successo. Ora, ovviamente poi per me è più importante capire cosa farete da oggi pomeriggio, tra un'ora, insomma, com'è, perché già siete là alla Casa Rossa, lo voglio dire, riconosco insomma l'entrata della casetta rossa, quindi state già là e state già lavorando per rimetterla in sesto. Quindi spiegateci un po' quello che è successo, ma soprattutto da domani cosa farete. Ma allora, la notte del 28 aprile siamo stati chiamati in realtà dai vicini di casa che hanno visto i pompieri e quindi ci siamo subito allarmati perché non eravamo presenti all'interno della struttura. Intanto questa è già una cosa da dire, nel senso che da quando è iniziato questa pandemia, la dichiarazione appunto di questi decreti, noi abbiamo preferito prenderci il tempo di capire bene cosa sarebbe successo e alla Casa Rossa non c'era uno spazio abitativo, quindi nessuno era presente quotidianamente nello spazio
E in questa fase noi abbiamo attivato tanti altri sportelli e tante altre attività, però appunto all'interno della struttura non c'era nessuno, al di là di qualche passaggio quotidiano, comunque ogni qualche giorno a verificare che tutto fosse in ordine, avevamo lasciato la struttura in qualche modo sguarnita. E questo è quello che poi ci ha dato subito l'impressione di qualsiasi cosa sia successa, che stiamo ancora accertando, stiamo aspettando la perizia dei vigili del fuoco per capire cosa è successo. Comunque è successo perché nessuno era all'interno dello spazio, perché se fosse stato presidiato questo non sarebbe successo. Quindi in realtà appunto dall'altra sera, appena abbiamo saputo che c'era stato questo incendio alla Casa Rossa, ci siamo subito attivati per cercare di capire come rientrare e in che modo poter iniziare i lavori di messa in sicurezza. Le prime notizie appunto erano confuse, non ci hanno fatto immediatamente avvicinare alla struttura quando siamo venuti sul posto la sera stessa, perché c'erano le fiamme, i pompieri all'interno e la polizia che bloccava la strada di accesso. Quando l'incendio è stato spento, la polizia se n'è andata e noi siamo venuti di fronte allo spazio, abbiamo visto insomma da dove era partito l'incendio, abbiamo parlato con i vigili del fuoco a caldo, però appunto ancora è da capire un po' tutta la dinamica dell'incendio. Il giorno dopo, appena i vigili del fuoco hanno espresso un primo parere sulla non inagibilità della struttura, quindi non ci sono danni strutturali, abbiamo deciso di rientrare, di riaprirlo, di iniziare a riviverlo come facevamo prima, portando dentro le attività, anche dentro, il prima possibile, le attività che stiamo svolgendo all'esterno. In questo senso, appunto, la struttura ha subito dei danni, appunto, non strutturali, però di un'entità abbastanza grave, soprattutto il piano di sotto. Per chi l'ha visto, insomma, in qualche modo possiamo dire che metà dello spazio, tutto il piano di sotto, ha subito dei grossi danni. Una stanza completamente bruciata con tutto quello che c'era all'interno, le altre due stanze anche, in cui c'era anche tutto l'impianto elettrico, è saltato. Insomma, abbiamo fatto una prima stima dei danni e ci sono qualche migliaio di euro di danni materiali alle cose che avevamo dentro, e altrettanti per rimettere in sicurezza lo spazio, per risistemare pareti e tutto quello che è comunque stato interessato dall'incendio. E voi avete già messo su una raccolta fondi, insomma, ho visto già dalla Sì, pagina. Ecco, abbiamo attivato un grande. IBAN che appunto è anche difficile in questa situazione di crisi. È stato per noi anche abbiamo pensato prima di lanciare, no, una raccolta fondi. Alla fine è una situazione in generale in questo periodo in Italia, in poi tutto il mondo, di grossa crisi anche economica, e alla quale abbiamo appunto risposto con delle attività di mutualismo, delle pratiche di mutualismo, ma ci è sembrato anche giusto per i tanti messaggi di solidarietà che abbiamo ricevuto e tante persone che ci hanno contattato per sapere cosa potessero fare. E visto che non si può più di tanto partecipare ai lavori di messa in sicurezza che stiamo facendo comunque in un nucleo ristretto, perché vogliamo comunque mantenere insomma tutelate tutte le sensibilità e tutti gli approcci a questo tipo di a questa pandemia, e cercare di rimanere più in sicurezza possibile dal punto di vista delle norme sanitarie. Quindi non si può venire qui a lavorare in maniera come sarebbe stato in un periodo normale, no? E allora tanti ci hanno chiesto cosa potessero fare. Abbiamo attivato questo IBAN perché appunto le spese che dovremo affrontare saranno molte, e quindi in qualche modo anche grazie per lo spazio che ci date per poter dire a più persone quello che è successo. E appunto, se volete contribuire, questa è un po' la modalità che per adesso è l'unica praticabile. No, ma grazie di niente perché insomma la Casa Rossa siamo tutti e tutte noi, anche perché sono da anni insomma che ci conosciamo e stiamo insieme nelle vertenze, nelle lotte, quindi assolutamente era doveroso, anche perché insomma voi raccontate insomma un po' quello che da anni sta facendo la Casa Rossa in un territorio come Massa, un territorio in cui ci sono state numerose vertenze lavorative, in cui avete comunque rimesso su uno spazio in cui si facevano anche attività culturali, attività aggregative importanti, e soprattutto oggi, insomma, la tematica di oggi sono le pratiche sociali che ogni città ha messo su durante questa pandemia, anche voi stavate, insomma, mettendo su delle attività mutualistiche, no? Sì, assolutamente, anzi mi collego io a questo discorso perché un po' il senso che ci ha fatto partire dalla richiesta di solidarietà attraverso ad esempio un IBAN, l'ultima cosa che diceva Mattia, è stata quella di non fermarsi a chiedere solidarietà, ma nel momento in cui noi abbiamo bisogno di solidarietà, rilanciare subito, quindi
Si è aggiunto un servizio mutualistico che dovrebbe partire dalla prossima settimana, perché dalla prossima settimana ci stiamo attivando per fare un SOS spesa, quindi dare la possibilità alla gente di portare viveri e alimenti di prima necessità qua alla Casa Rossa, e dalla prossima settimana inizierà la distribuzione in città. Per ora i servizi che erano attivi durante questo periodo di crisi sanitaria, e che continuano ad essere attivi anche, ci teniamo a ribadirlo, anche dopo questo incendio, la volontà è quella di non fermarsi assolutamente, ma appunto di rilanciare, sono sostanzialmente 5 servizi, che sono un servizio legato al mondo del lavoro attraverso lo sportello sindacale 2SB, che serve per far fronte alle numerose vertenze che ci hanno segnalato in questo periodo, un servizio di emergenza abitativa attraverso il sindacato Asia, presente in città, un servizio. Scusate, siamo davanti alla strada. Sì. E un servizio che abbiamo attivato assieme al centro antiviolenza Duna, presente a Massa, per far fronte all'emergenza che molte persone, molte donne, purtroppo possono sviluppare all'interno di questa situazione. Uno sportello psicologico, quindi un info point che garantisca la possibilità a tutti di confrontarsi con degli psicologi compagni che si sono resi disponibili per questo tipo di servizio in maniera gratuita. E ultimo, un servizio di consegna a casa. Quindi abbiamo attivato, questo è stato il primo servizio che abbiamo attivato, la possibilità di contattarci e di fare noi da sponda per le persone che hanno la necessità in questo momento di stare a casa e che non si possono muovere, di andare a fare la spesa o di andare a recuperare farmaci o comunque beni di prima necessità. Questi sono un po' i servizi che dall'inizio della crisi sanitaria abbiamo messo in campo, e appunto ci riteniamo a ribadire che anche se la Casa Rossa è bruciata, non si fermano, ma anzi alla prossima settimana ne abbiamo aggiunto uno in più. Grande, grande, no, assolutamente consiglio insomma a tutti di andare a vedere l'attività della Casa Rossa perché, vabbè, No, già assolutamente. spiegavo, siete vicino alla strada perché è una casetta Matte, ormai. purtroppo non ti sento, scusami. Mi sentite? Allora, mentre vediamo se ci sentono, che dovrebbe essere saltato l'audio, non ci sentite. Vabbè, compà. Allora, penso che sia saltato l'audio, c'è un problema di connessione. Vi saluto, vi dico a tutti quanti, insomma, di sostenere la Casa Rossa, perché la Casa Rossa siamo anche noi, sono compagni che portano avanti un lavoro davvero forte da un sacco di tempo. E ora andiamo subito, insomma, per non perdere troppo tempo, con un video che ci hanno mandato i compagni di Milano. Del cantiere, un video del 25 aprile. Salutiamo insomma i compagni della Casa Rossa, e purtroppo non ci siamo voluti salutare in maniera decente neanche ora, neanche in maniera virtuale. E andiamo subito con questo video e poi incominciamo con la discussione di oggi. La Casa Rossa non si tocca, andiamo avanti e siamo tutti e tutti noi. Sotto l'ombra di un bel fiore, quei venti
passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 per le gente che passeranno. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano. Anche questo 25 aprile, anche questo 1° maggio sono stati particolari, insomma, in questa pandemia, ma nonostante questo, numerose forze, numerosi collettivi, numerose realtà, numerosi centri sociali per tutta Italia hanno voluto lo stesso, ripeto, in massima sicurezza, con le mascherine, in distanza, eccetera, eccetera, esprimere anche fisicamente, insomma, cosa erano questi 2 giorni per noi. Anche noi qua a Napoli, come Potere al Popolo, abbiamo organizzato per il 25 aprile una striscionata e per il 1° maggio abbiamo fatto un'azione sia la mattina che il pomeriggio con il sindacato SB e la mattina come Potere al Popolo, un'azione davanti a Confindustria per andare a indicare che appunto andrà tutto bene solo se ci saranno i diritti, se ci sarà il lavoro e se ci sarà la sicurezza per chi in questo momento sta andando a lavorare e per chi da domani andrà a lavorare. Parliamo insomma di questi temi con i nostri 4 ospiti di oggi. Chiedo al nostro grandissimo Simone di farci apparire, eccoli qua. Quindi sopra, accanto a me ci abbiamo Arianna di Livorno. Ciao. Ciao. Sotto di me abbiamo Andrea di Genova. Ciao, ciao a tutti e a tutte. Al popolo Genova. E poi, mi sentite? Sì, eccoci qua. Sì, sì. E poi abbiamo Leon del cantiere di Milano. Ciao Leon. Ciao, ciao a tutti. Allora, incominciamo subito da voi, raccontateci un po', insomma, voi a Milano cosa state facendo, il video che ci avete regalato, un video bellissimo, davvero emozionante, quindi raccontatecelo un po', perché è stato davvero emozionante che vedete che prima, insomma, che partivate con le vostre brigate per il 25 aprile avete voluto comunque cantare questa canzone, la bella ciao, insomma, tutti insieme. Sì, esatto, quella è la partenza delle staffette del mutuo soccorso, un nome anche che evocativo della storia delle staffette partigiane, ovviamente, e che abbiamo scelto anche perché ci muoviamo in bicicletta. Diciamo che dall'inizio ci siamo posti un problema, forse anche non tutti i contesti sono uguali. Bisogna dire, per descrivere innanzitutto la situazione, che qui a Milano si è mossa da subito la cosiddetta macchina della sussidiarietà in una città molto cara attraverso una piattaforma istituzionale, moltissime associazioni, volontari, anche alcuni, insomma, si sono messi insieme per fornire il servizio di spesa. Noi abbiamo pensato che fosse compito di uno spazio che di un'organizzazione politica di base che da sempre pratica il mutuo soccorso da tanti anni. Noi siamo il cantiere, ma abbiamo anche attività in questo spazio che si chiama proprio spazio di mutuo soccorso e che è nato durante la precedente crisi e che è quel luogo che vedete, che avete visto, insomma, da cui partono le staffette. E fosse di costruire un progetto che, come sempre, attraverso il mutuo soccorso alimentasse comunità e costruisse un altro mondo possibile, camminando, in questo caso pedalando, domandando, come ci dicono gli zapatisti. Ci siamo posti prima di tutto il problema del cibo a chilometro zero, grazie al gruppo d'acquisto solidale popolare che già da anni è attivo, e ne abbiamo voluto fare anche una questione di rivendicazione, visto che tutti sappiamo oggi, prima purtroppo non era come tante cose non le insegnavano a scuola,
anche se forse sarebbe interessante che lo facessero, che questo tipo di pandemie dipende anche fortemente da quello che il sistema produttivo globale fa negli allevamenti intensivi e quello che poi quindi arriva nella nostra tavola attraverso la grande distribuzione e la produzione intensiva. Abbiamo rivendicato da subito il fatto anche di muoverci con le bici come quei riders che sono mai citati come eroi, però sicuramente una delle figure più in qualche modo punite da questa situazione, soprattutto nella nostra città. Che non hanno mai smesso di lavorare, insomma. Non hanno mai smesso di lavorare, spesso non hanno, o almeno nelle prime settimane non avevano i dispositivi di protezione individuale e quindi erano contemporaneamente obbligati a lavorare e magari a volte persino stigmatizzati perché non abbastanza tra virgolette responsabili quando ci sono state quelle settimane in cui insomma i decisori politici per nascondere i disastri che avevano fatto se la prendevano con i comportamenti individuali. Infine abbiamo deciso di fare tutto questo attraverso un meccanismo per cui il gruppo di acquisto solidale che ha continuato a fare le spese alle persone che hanno sempre fatto parte della comunità del gruppo di acquisto solidale e che sono molto cresciute, attivato delle spese sospese e lo abbiamo fatto innanzitutto a partire da quello che è la comunità del quartiere di San Siro, il più grande quartiere di edilizia residenziale pubblica di Milano, dove da più di 10 anni il Comitato degli Abitanti di San Siro opera e la nostra comunità opera, lì sì, anche in stretta relazione con le istituzioni educative, scolastiche, le scuole, con tutti quelli che effettivamente esistono, avendo però appunto come punto di riferimento la necessità di costruire comunità, perché il mutuo soccorso da questo punto di vista in qualche modo è subito una forma di rivendicazione. Anche per questo il 25 aprile insomma ci è sembrato normale partire in una formazione militante diciamo anche molto bella, un po' che ci ha aiutato un po' a esorcizzare questa quarantena, che sicuramente in particolare in Lombardia, dove tutti i giorni il bollettino alle 18 è particolarmente drammatico, è stata dura per tutti. No, davvero, insomma, poi io dopo ovviamente voglio andare su un focus sulla Lombardia, perché ovviamente la zona più colpita l'Italia, la zona in cui abbiamo visto più contraddizioni anche dal punto di vista della gestione appunto pubblica di questa pandemia, della gestione anche da un punto di vista delle aziende e di tutte le industrie che esistono su quel territorio. Ma insomma voglio andarlo a affrontare con calma dopo, perché è una cosa fondamentale. Questo discorso insomma che facevi anche della creazione di comunità, della creazione di qualcosa che in un certo senso va oltre il semplice dare il pacco e il semplice aiuto, che io ripeto, noi lo facciamo sempre perché ovviamente in quanto persone che si muovono dal basso riteniamo che in questo momento sia fondamentale dare una mano, mettere una toppa e andare in un certo senso a risolvere quelli che sono i problemi materiali delle classi popolari che vediamo nei quartieri in cui viviamo, in cui abbiamo i nostri centri sociali, le nostre case del popolo. Però questa questione di poi riuscire in un certo senso da lì a partire per la creazione di comunità è qualcosa che ha mosso molti altri compagni insomma in tutta Italia a fare questo tipo di azioni. E infatti voglio chiedere a Arianna come sta andando, insomma, anche voi vi siete mossi a Livorno. Ricordo, a Livorno è una città a noi molto cara, non solo perché non vediamo l'ora di tornarci per differenti motivi, dal cibo allo stare bene ai compagni fantastici, ma anche perché insomma abbiamo la nostra consigliera comunale di Potere al Popolo, Aurora Trotta, quindi che ci riesce insomma a fare anche battaglia politica all'interno delle istituzioni del comune appunto di Livorno. Ma raccontateci un po' insomma come avete fatto, come vi siete organizzati e soprattutto qual è la situazione della crisi sociale ed economica a Livorno. Ma infatti volevo proprio partire dalla nostra consigliera comunale, perché
Dopo la sua lezione ci eravamo assolutamente riproposti di aprire la Casa del Popolo, insomma, era impensabile di avere una consigliera comunale così importante senza una Casa del Popolo. Per cui a febbraio abbiamo preso poi in affitto questa sede, però appena iniziato un attimino a mettere mano ai lavori di ristrutturazione, il 9 marzo arriva questa mazzata di questo lockdown, per cui ci ferma tutto. Per cui dopo un primo così momento di smarrimento, perché insomma non è che succede frequentemente tutto quello che ci è successo, ci siamo all'inizio attivati mettendo in pratica un po' la spesa sospesa, che poi in realtà non ha funzionato tantissimo. Per cui abbiamo subito abbiamo attivato il crowdfunding, che devo dire è riuscito benissimo, perché in pochissimi giorni siamo riusciti ad avere un sacco di soldi. Per cui abbiamo iniziato a ricevere tantissime richieste d'aiuto, e quindi avere la possibilità di consegnare la spesa a domicilio, e a oggi abbiamo consegnato circa 400 pacchi con generi alimentari di prima necessità, per un totale di circa all'incirca 300 famiglie. Un lavoro, devo dire, riuscito anche a una rete di solidarietà non indifferente, perché si sono uniti a noi tantissimi volontari molto molto giovani che ci hanno aiutato in questa distribuzione, che è stata veramente importante e molto faticosa. La situazione a Livorno, quando si è aggiunta quest'ulteriore pandemia, era già di per sé abbastanza devastante. Insomma, la crisi economica su Livorno si è abbattuta in maniera pesante, per cui anche la disoccupazione era notevole. Per cui trovarsi persone che, oltre già a uno grave stato di depressione, si trova a chiudersi, a chiudere delle piccole attività o essere messi a casa dal lavoro, ha creato veramente disagi importanti. Insomma, la gente a questo punto ha rischiato di non riuscire a mettere in tavola, cioè, proprio il pranzo, Ah, ma ecco. questa è una cosa che stiamo vedendo, insomma, dappertutto. Io quello che, insomma, voglio sempre sottolineare, perché sennò sembra, no, è venuta la pandemia, sono venute in un certo senso una catastrofe gigantesca, che lo è, effettivamente, e per questo motivo ci troviamo, insomma, in una crisi economica, una crisi sociale del genere. Io voglio sempre sottolinearlo, non è per questo motivo, nel senso che il coronavirus non ha fatto altro che evidenziare, mettere in evidenza quelle che erano contraddizioni già presenti, insomma, sui territori, e le persone che adesso si trovano in una crisi sociale ed economica forte sono persone che in un certo senso già da prima vivevano una condizione di precarietà del lavoro, lavoravano a nero, lavoravano secondo contratti che casomai erano a progetto, a tempo determinato, eccetera, eccetera. E quindi tutta quella crisi sociale che purtroppo era in un certo senso nascosta, no? Con la polvere dai vari discorsi dei politicanti per televisione, in cui si cercava di nascondere i problemi, additandoli a altri problemi, a chi viene da fuori, ai migranti, a questioni in un certo senso esterne, in realtà era già interna, già nell'intestino del nostro paese, se era solo evidenziale. Anche da questo punto di vista, la crisi sul posto, sul luogo di lavoro, secondo me, che stiamo vedendo, è qualcosa che già era presente. Infatti, io volevo chiedere a Andrea di Genova, di PAP Genova, proprio questo: al di là, insomma, della ciorta, come si dice a Napoli, della sfiga enorme che avete avuto, perché noi abbiamo a Genova appena aperto la Casa del Popolo, che tra l'altro avevamo inaugurato da pochi,
pochi giorni e tentavamo, io volevo, non vedevo l'ora di venire, insomma, a vederla. Ci siamo stata aperta per pochissimi giorni, quindi anche questo dobbiamo subito ripartire appena si può con la Casa del Popolo di Genova. Ma poi avete portato avanti un grandissimo lavoro col telefono rosso dal punto di vista nazionale. Quindi raccontaci, insomma, un po' come sta andando in una città strategica, no? Come Genova, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista del porto, dal punto di vista di quello che è, insomma, il suo strato produttivo, appunto, di Genova. Sì, allora, vabbè, innanzitutto ciao a tutti e a tutte. Sì, noi siamo stati particolarmente sfortunati con la nostra Casa del Popolo, Stefanina, che tra l'altro era il nome di una staffetta partigiana, per riprendere un attimo l'inizio della trasmissione, sì. E ne approfitto anche per mandare un saluto, un abbraccio ai compagni di massa. Sì, noi ci siamo mossi sin da subito, dall'inizio, diciamo, dell'emergenza sanitaria, della conseguente, diciamo, emergenza sociale economica, con il telefono rosso, come diciamo successo su altri nodi di potere al popolo e a livello nazionale, diciamo un pochettino sulla scorta di un lavoro che già svolgevamo con la rete delle Camere Popolari del Lavoro. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate, cioè sin dai primi giorni abbiamo ricevuto tantissime telefonate. Diciamo di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che spesso anche durante la nostra attività, il nostro portale lavoro esiste praticamente dall'inizio, diciamo, dell'esperienza di Potere al Popolo qua a Genova, dopo pochi mesi, diciamo, dalla nascita. E nella maggior parte dei casi, i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano appunto al nostro sportello sono quelli meno tutelati, diciamo, quelli dove il sindacato fa fatica. In particolare, noi poi abbiamo a che fare spesso, diciamo, con il lavoro grigio, il mondo della ristorazione, contratti super atipici, diciamo, in generale, un precariato proprio diffuso sulla città. E il telefono rosso, appunto, dicevo, ha ricevuto tantissime telefonate che, innanzitutto magari spiego brevemente, ma per chi non sapesse come funziona, nel senso era un servizio telefonico, ci ha Attivo messi. in tutta Italia, cioè che abbiamo attivo in tutta Italia come potere al Sì, popolo. esatto, sì, attivo tutta Italia, diciamo uno chiamando riceve un aiuto immediato da parte, diciamo, un parere immediato da parte di attivisti. E poi però anche con una rete di avvocati o comunque mettendo in comune conoscenze che pian piano stanno sviluppando, si prova, diciamo, a dare delle risposte concrete ai lavoratori e alle lavoratrici. Oltre a questo, uno dei fattori positivi, secondo noi, del telefono rosso, poi questo secondo me è un po' un punto centrale poi della discussione sul mutualismo, è che prendendo proprio questi 2 mesi qua e prendendo il telefono rosso, cioè, oltre a dare una mano concreta ai lavoratori e alle lavoratrici, noi col telefono rosso è come, diciamo, se durante tutto quest'arco temporale, dall'esplosione della pandemia a questi giorni qua, avessimo sviluppato, diciamo, un punto di vista particolare per andare a analizzare cosa succedeva nel mondo del lavoro. Chiaramente non è complessivo, non è totale, cioè si parla appunto di magari settori specifici che chiamano noi. Però è proprio possibile tracciare anche un'evoluzione. Cioè, se le faccio un esempio pratico, se le telefonate magari nelle prime settimane, nelle primissime settimane riguardavano più che altro la questione della sicurezza, oppure la questione del ricatto, quindi ferie forzate, eccetera, eccetera, man mano che avanzavamo nelle settimane riguardavano magari maggiormente i soldi della cassa integrazione che non arrivavano, per fare un esempio. E questo Certo. secondo noi è poi, diciamo, l'essenza di questa tipologia, diciamo, di lavoro che è sociale, è di solidarietà, ma in qualche modo prova a sviluppare conflitti e organizzazione. No, esatto, secondo L'altro. Dimmi, dimmi. No, me momento, vai, dici. parlavo dei pacchi, ma. No, dicevo. Maledetto questo sistema che ci manda super in ritardo, infatti lo odio, non vedo l'ora di rifare delle assemblee dal vivo. No, dicevo che in questo momento il problema, secondo me, è proprio questo, cioè riuscire a capire come noi da una fase appunto emergenziale, in cui ovviamente l'emergenza sociale rimarrà e dobbiamo continuare a portare avanti le nostre attività di mutualismo, però possiamo riuscire, dobbiamo riuscire, secondo me, a capire quali sono i metodi, in un certo senso, per portare avanti anche una creazione di com una comunità che può rivendicare qualche cambiamento da questo punto di vista, perché ovviamente io credo, non lo so, cioè questo mi voglio confrontare con voi, che alcune contraddizioni palesi, come la questione della sanità pubblica, come la questione del lavoro,
come la questione dell'ambiente siano venuti in questo momento a galla in maniera ancora più forte, e quindi noi dobbiamo riuscire tramite, in un certo senso, una presenza costante sui territori a capire come però su queste cose fare un passo in avanti collettivo. Io credo che il telefono rosso da questo punto di vista sia interessante, perché non solo mette in contatto le varie vertenze, fa in un certo senso fare una sorta di inchiesta di screening sui posti di lavoro, però si riesce anche poi a portare avanti un cambiamento un po' più generale. Io credo che ovviamente da questo punto di vista un altro obbligo che ci abbiamo è quello di andare a denunciare un po' anche le responsabilità politiche che ci sono state nella gestione di questa cosa. E andiamo sulla Lombardia, cioè noi abbiamo scritto vari documenti, abbiamo anche in un certo senso, siamo usciti con vari video, però io ho ancora in testa le immagini della Confindustria di Bergamo che il 3 marzo diceva yes we work, noi andiamo avanti, di una città come quella di Milano che fino a pochi giorni prima si dichiarava appunto aperta, si dichiarava non doversi fermare, eccetera eccetera. Questa secondo me non è solo una sottovalutazione di quello che è stato il fenomeno del coronavirus, ma è stato soprattutto un non voler chiudere per non voler mettere da parte in quel momento i semplici spicci, i semplici profitti di alcune aziende fondamentali del territorio rispetto alla salute collettiva. Io non so voi che siete stati a Milano, Leon, e direttamente avete vissuto questa situazione, cosa ne pensate? Perché a noi, insomma, le immagini dell'aperitivo zingarettiano che ormai sembra quasi passato 3 anni, ma è da te 2 mesi fa, ancora insomma mi fanno tremare, perché è una sorta di sberleffo nei confronti di chi in quei giorni continuava ad andare a lavorare e continuava ad andare a produrre. Ma allora, intanto va detta una cosa, che le province più colpite in Lombardia sono Bergamo, Brescia, è stato il Lodigiano, e questo va detto perché anche se i numeri assoluti a Milano sono molto cresciuti, quella situazione in cui si sentivamo i compagni e raccontavano di magari di sentire tutto il giorno le ambulanze che passavano sotto casa, e insomma quella tensione così forte, a Milano si è vissuta in un modo diverso, anche se anche qui in questi giorni girano solo le ambulanze da più di un mese, la città è vuota e sono gli unici automezzi che si incontrano, e insomma ciascuno di noi sicuramente conosce persone, soprattutto, non solo, ma certamente soprattutto tra i nonni, i genitori più anziani, insomma, che non hanno superato il coronavirus. E quindi fatta questa doverosa premessa, vorrei dire 3 cose. Allora, la prima è che secondo me bisogna distinguere una complessiva appunto questa idea del sistema che non si deve fermare, magari guardando un po' più sopra, più in là dei politici locali, e cercando di farne appunto un ragionamento sistemico. In questi anni, per fortuna, il movimento di milioni e milioni di ragazzi, soprattutto ragazzi e ragazze in tutto il mondo, ha posto all'attenzione la crisi climatica. Ci sono moltissime analogie, cioè un suicidio di massa, un'estinzione programmata, di fronte alla quale sembra impossibile prendere delle misure in qualche modo, non dico risolutive, ma decisive, di fronte alla quale ci si limita a qualche maquillage, oppure a inseguire il greenwashing di qualche grande azienda, che allora poi, come dire, in quanto tale va denunciato, una completa mancanza di visione. Questa pandemia lo abbiamo scoperto dopo, inutile nasconderlo, studiando le cose dopo, per esempio un articolo molto bello di Angel Luis Lara, che sicuramente che riprende il testo di Quammen, però diciamo lo traduce ad uso e consumo di tutti noi che come dire, senza diventare epidemiologi, vogliamo, abbiamo bisogno qui di agire nel presente, di fare politica dal basso, lo spiega bene.
Questa è una cosa che è nota da 20 anni, solo che i piani pandemici sono tenuti nel cassetto per la stessa ragione per cui la quota di spesa sanitaria prevista per legge per la prevenzione è tenuta nel cassetto. A chi vuoi che interessi finanziare un piano pandemico quando probabilmente da qui nessuno amico degli amici ci può guadagnare, nessuna, ma insomma ne vorrei fare un ragionamento un po' più di sistema da questo punto di vista, quindi sicuramente su questa cosa sono completamente d'accordo, cioè, nel senso che ovviamente ma anche tipo l'articolo di Harvey, che secondo me ovviamente non so se sulla fine sono d'accordo, nel senso che lui vede la fine del neoliberismo, però quella, l'analisi precedente che fa, cioè andare a dire in questo momento sono uscite le contraddizioni di un sistema intero che non funziona e che fa vedere in un certo senso che appunto tutte le sue contraddizioni in questo momento sono andate a pettine e solo il sistema ha portato in un certo senso a questa crisi pandemica, non in quanto malattia ma in quanto crisi sociale, economica e di gestione. Secondo me è fondamentale questo discorso da portare avanti. Certo, dopodiché va detto, siccome mi hai chiesto della Lombardia, che in Lombardia sono successe non due o tre, ma una decina di cose incredibili che sicuramente rientrano in questa logica, ma però rientrano anche in una logica più precisamente criminale, di corruzione radicata nel fatto che la gestione leghista ventennale della regione ha fatto della sanità il suo fortino, il suo tesoro. Il fatto che alcuni amministratori delle RSA abbiano ritenuto conveniente prendere pazienti Covid probabilmente ci spiegheranno perché. Viene da pensare che sia perché la quota di rimborso giornaliero per la RSA che prendeva il paziente Covid era più alta del paziente oppure della persona ospitata per altre ragioni. Il fatto che Tenaris Dalmine, che tra l'altro produce, per ricollegarsi al discorso di prima, tubi per gli oleodotti, si sia opposta con tutte le sue forze alla chiusura di Alzano Lombardo e Nembro, generando di fatto il disastro della Lombardia, che si sarebbe forse potuto in parte contenere se quei comuni avessero fosse fatto quello che si è fatto a Codogno, l'assoluta mancanza in particolare nella nostra regione di un piano di prevenzione che ha significato l'assenza di dispositivi di protezione individuale per i medici, l'assenza di canali specifici per i malati Covid e quindi l'infezione di tutti gli ospedali, ecco tutte queste cose, la scelta di fare quell'ospedale in fiera spendendo un sacco di soldi senza poi corrispondere minimamente agli obiettivi che ci si era dati, generando un luogo che quindi è però completamente isolato, non perché non sia giusto costruire dei canali per i malati di Covid per evitare di infettare gli ospedali, ma insomma qui sono riusciti a fare tutte e due, a infettare gli ospedali e poi a speculare. E qui andiamo anche un po' oltre la crisi di sistema e siamo dentro a una regione che dovrebbe essere veramente mandata a casa, a degli amministratori che si sono macchiati indubbiamente di dei crimini e nel frattempo continuano a gestire la situazione. E per scaricare queste responsabilità, appunto, se la prendono di volta in volta coi runner piuttosto che diciamo la buttano in cacciara in vari modi, anche non ultimo cambiando idea ogni settimana per depistare su quale è stata la linea che hanno tenuto sin dall'inizio. E su questo l'ultima cosa che vorrei dire è che la loro linea è speculare a quello che secondo noi deve essere il nostro ragionamento. È inutile chiedersi se Fontana e Gallera e la Regione Lombardia soprattutto sono stati aperturi per l'apertura o per la chiusura. Loro hanno da un lato terrorizzato con la mascherina dai primi giorni, con la comunicazione dell'allarme, e dall'altro tenuto aperto tutto quello che gli interessava tenere aperto o interessava tenere aperto
anche a costo di mettere a rischio la salute pubblica. Quindi la dicotomia non è tra chiudere e aprire, ma bisogna andare dentro a vedere che cosa dobbiamo chiudere, che cosa dobbiamo aprire. Noi abbiamo condiviso a un certo punto il lockdown, sappiamo che il lockdown è una amarissima necessità che a fronte dell'assenza totale di piani di prevenzione, che è stata a un certo punto l'unica cosa che ha funzionato e che è anche stata una privazione della libertà, come dire, sociale, non solo individuale, per tantissime persone, e che adesso dobbiamo un po' uscire da questo ricatto di chiedere: ma voi volete rinunciare completamente in toto alla vita, come se poi fosse solo una scelta e non una necessità per milioni e milioni di persone, in qualche modo avere un reddito, ma anche avere delle relazioni sociali, oppure siete d'accordo con i negazionisti del virus, con cui ovviamente nessuno può essere d'accordo e che vanno massimamente condannati. Ecco, dobbiamo cercare la nostra posizione da questo punto di vista. Per questo faccio le piccole librerie indipendenti, che gestite anche con i compagni della nostra comunità, che in Lombardia non potevano aprire, appena possono, settimana prossima riapriranno, assumendosi la stessa responsabilità che milioni di lavoratori si stanno assumendo, con la differenza che noi lo facciamo potendolo scegliere, e pensiamo che invece chi è costretto e lo fa in questo momento, magari anche per produzioni non essenziali o dannose come quelle delle armi o legate all'industria del petrolio, dovrebbe essere libero di fare scelte diverse. Scusate se sono stato un po' lungo, ma le questioni poste erano complesse. No, ma hai tenuto dentro tutto, insomma, ed era un po' quello che volevo, cioè dare anche uno screening generale. Sono d'accordo con te che bisogna mantenere diversi piani, e sono d'accordo con te che da lato il nostro ruolo deve essere di, fra virgolette, riflessione generale da questo punto di vista, e mi ritrovo su molte delle cose che dicevi, ma anche di pungolo all'interno dei territori, di gestione un po' diversa, secondo me, di quello che dovrebbe essere questa crisi. Noi abbiamo evidenziato, insomma, un po' i limiti che secondo noi l'amministrazione di Napoli ha avuto nella gestione di questa crisi pandemica, nella gestione del bonus spesa, nella gestione, insomma, della distribuzione di quelli che erano i beni stoccati all'interno della vostra oltremare. Credo che una riflessione del genere andrebbe fatta, insomma, il nostro ruolo è essere anche da controllo popolare all'interno di tutte le amministrazioni. Infatti volevo chiedere Arianna, cosa sta succedendo a Livorno da questo punto di vista? Il comune come si è mosso? E ho visto, insomma, che come PAP, insomma, Aurora ha fatto anche alcuni interventi da questo punto di vista per tentare di capire come gestire più, in maniera più collettiva e redistributiva, insomma, questa fase. Infatti, per esempio, come consigli comunali, ce ne sono stati due soli. In uno di questi, per esempio, Aurora, come potere al popolo, ha fatto approvare all'unanimità la possibilità di fare tamponi a tutte le categorie di lavoratori a rischio nella sanità, nel pubblico, ma soprattutto per quanto riguarda i lavoratori portuali, perché purtroppo i lavoratori portuali si ritrovano ahimè a lavorare in assemblamenti notevoli, e chiaramente anche questa mozione accettata, passata, però non perlomeno quello che lamenta Aurora è il fatto che non ci sia la possibilità poi di verificare se l'emendamento approvato è messo in atto. Ecco, per cui già questo ce la racconta lunga. Gli interventi da parte del comune per quanto riguarda i buoni sono stati dati in ritardo e malamente, perché sono stati praticamente dati in due tranche. La prima, che poi è stata per la maggior parte esaurita quasi tutta lì, vedeva un'autocertificazione. Questi buoni sono stati dati così velocemente, questo assolutamente sì, però per esempio escludeva tutte le persone che avevano anche un reddito di cittadinanza di 80 euro,
No, per cui o eri praticamente, non lo so come dovevi essere, insomma, morto, quasi morto, moribondo, non si capisce bene, oppure niente. E sono stati dati abbastanza velocemente, però in questa maniera un po' rocambolesca, insomma. La seconda tranche, peggio mi sento, perché? Praticamente erano stati quasi tutti esauriti, avevano allargato un pochino, mi viene da ridere, la fascia di reddito da non superare, che erano 400 euro, insomma, ragazzi, ma come si pensa che le persone possano campare con 400 euro? Allora a quel punto te li puoi dare anche un buono di 50, 100, 200 euro, perché poi nella prima tranche erano i buoni erano molto più alti come valore economico, gli altri erano molto più bassi. Ecco perché c'è stata e è stata lunghissima, la seconda tranche è stata proprio complicata, perché praticamente la residenza veniva estrapolata dal codice fiscale. Ora sappiamo benissimo che non sempre corrisponde la residenza da dove stai, specialmente a Livorno dove ci sono anche tante strutture occupate, insomma, non... e arrivava per raccomandata che te dovevi prendere e poi andare in comune a ritirare. Insomma, veramente, voglio dire, come si dice a Livorno, pedate negli stinchi, perché insomma, ma non è possibile una cosa in questo modo qui. Per cui, cioè, è nato veramente, cioè, spontanea questa forma di resistenza popolare da parte dei livornesi, che poi veramente davanti a queste situazioni di emergenza, i livornesi, come è stato anche per l'alluvione, rispondono sempre molto, molto bene. E per cui c'è stata proprio la necessità da parte di Potere al Popolo di dare delle risposte immediate, subito, perché la gente ha fame, tu non gli puoi dare le brioche, gli devi dare i patti del mangiare, insomma, no, 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 no. E da lì siamo partiti, come dicevo prima. Ora anche per noi inizia un po' la seconda fase, e qui mi ricollego a quello che dicevi sul discorso del mutualismo, no? Che se da una parte chiaramente la prima risposta che è stata data, un po' mi sembra anche di capire a livello un po' nazionale, anche rispetto anche a altre case del popolo, è stata quella assistenziale, no? C'era un bisogno urgente, immediato, e andava soddisfatto. E così noi abbiamo fatto velocemente nei confronti invece di questa macchina burocratica comunale, lenta e inefficiente e incasinata. Ora, per esempio, da domani cambiamo la modalità, quindi ci fermiamo un attimino, non di distribuire pacchi, di distribuirli in maniera così domiciliare, no? Per cui abbiamo stabilito 4 giorni con delle fasce orarie, mattina e pomeriggio, e verranno le persone a venite a prendere questo pacco. Perché questo? Abbiamo deciso questa formula perché adesso inizia il vero mutualismo, cioè cerchiamo, allora, innanzitutto con questa distribuzione che vengono le persone in sede, innanzitutto anche se è una grotta, premetto, però comunque iniziano a conoscersi e a Perché vedere. ricordiamo che voi avete preso la sede proprio poco, poco prima del Covid, Assolutamente, ma avete mi sembra cominciato a 15 fare giorni lavori, a prima. scartare le trane, con Vittorio che in realtà diceva che in poco tempo facevate i lavori, eccetera, eccetera, invece Sì, non è ancora vabbè, certo. stato lavorato. Dico, vabbè, quello. Se non ci fermavano, avevamo stabilito l'apertura, mi sembra il 18 aprile, una cosa così. No, vabbè, ci siamo rimasti malissimo. L'Expo, la costruzione dell'Expo.
Per cui niente, allora innanzitutto perlomeno le persone vengono alla nostra sede, vedono dov'è posizionata, eccetera. Poi abbiamo insieme all'aiuto, e qui devo ringraziare Jacopo che si occupa di tutte le nostre grafiche, di tutti i nostri incasinatissimi moduli. E abbiamo la possibilità poi attraverso una raccolta di dati di fare anche poi delle inchieste, no? Quindi ci sarà da una parte la possibilità delle persone a vedere dove è finalmente questa sede, poi si farà l'apertura, credo con fuochi d'artificio che Napoli ci farà un baffo, decisamente perché non si potrà fare altro, anzi chiameremo qualche napoletano a farlo, no? No, a me è già arrivato degli inviti per Livorno quando finisce questa pandemia, quindi io verrò subito. Sì, Sì. ok. Poi la nostra sede è bella grande, per cui non. Ah, No, addirittura nella sede mi fate dormire. no, 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 vai, andrai a dormire a casa di Vittorio, questo senza ombra di dubbio. Vabbè, comunque, e attraverso la raccolta di questi dati, poi noi vorremmo fare due tipi di inchiesta. Una che è la mia e sarà un'inchiesta di genere, perché deve, secondo me, anche in questo caso, no, dove, cioè, come al solito, quando succede tutte queste cose qui, come dicevi un pochino te, no, chi come al solito ne risente di più i problemi sono le fasce più deboli e le donne fanno parte di quella fascia, insomma, però sono anche quelle che poi, come verrà fuori, insomma, dai dati che stiamo raccogliendo, si muovono per prime per chiedere anche aiuto. Quindi ci sarà poi una riflessione anche di questo tipo qui. E poi una inchiesta per capire e metterci in una posizione veramente di ascolto, intanto a partire dal quartiere dove avremo la sede, per capire di che cosa queste famiglie hanno veramente bisogno. Pensavamo a un volantinaggio, per esempio, con tutte le associazioni che sono circa 9, dove poter attivarsi per prendere questi pacchi, o anziché, che ne so, di andare a fare delle docce, insomma, rendere anche le persone un pochino più protagoniste proprio rispetto a quelli che sono i bisogni personali e quello che la città poco, ma magari può offrire. Ci Sì. sono. Ma sì, no, no, ma infatti, ma io su questo penso che, come dicevo anche, diciamo, in apertura, quando provavo a ragionare un attimino sul telefono rosso, diciamo, questo aspetto qua sia fondamentale. Cioè, nel senso, anche noi a Genova siamo partiti con i pacchi, in realtà da un paio di settimane, e abbiamo già raccolto intorno ai 1.000 euro. Già, secondo me, questa cosa la dico non tanto, diciamo, per segnalare la cifra, ma per segnalare un fatto che, sul quale noi abbiamo riflettuto, cioè il fatto che comunque secondo noi, diciamo, questa situazione qua, questa crisi qua, ci sta anche restituendo da questo punto di vista un'immagine un po' più bella e un po' più, diciamo, solidale, nel senso c'è una narrazione costante, in parte anche vera, nel senso se parliamo di un modello, diciamo, socio-economico che ha devastato le relazioni, le forme di organizzazione, di resistenza, è vero. È anche vero però, come dire, che questa situazione qua ci restituisce un qualcosa che va oltre. Il fatto, giustamente, prima i compagni della Casa Rossa dicevano, eravamo anche in dubbio se aprire la raccolta fondi, diciamo, per la ristrutturazione, cioè, diciamo, i soldi ai nostri crowdfunding, non abbiamo, diciamo, grandi donazioni, fondazioni, grandi sponsor, eccetera, stiamo tirando su soldi che comunque sono soldi veramente tirati su da chi comunque non ne ha molti. Vado veloce su alcuni punti così, diciamo, che mi venivano da dire anche sulla base di quello detto finora sulla questione, diciamo, di provare anche a incanalare la distribuzione sulla distribuzione dei pacchi, di provare anche diciamo, a inserirla poi in un contesto che prova, diciamo, a creare radicamento, conflittualità. E poi, secondo me, c'è un altro fatto che mi veniva in mente proprio ora,
riguardo anche a come spendi i soldi, mi veniva in mente, pensando appunto anche al comune di Livorno. La regione Liguria, cioè io pensavo che noi, come diciamo diverse case del popolo, ma non solo, stanno facendo altri centri sociali, altre realtà. Cioè, in pochissime settimane siamo riusciti a tirare su soldi e, diciamo, distribuire migliaia di pacchi alimentari che stanno permettendo a famiglie di tirare avanti e non solo. La Regione Liguria ha speso 155.000 euro per il packaging delle mascherine che ha distribuito nelle case. Attenzione, non per diciamo, la fabbricazione delle mascherine o la spedizione delle mascherine, perché sono altre spese. Cioè, Per i pacchetti. 155.000 euro per i pacchetti perché avevano, diciamo, il simbolo della regione. Ecco, questa è una follia. Questa è una follia e secondo me, diciamo, anche questo tipo di attività nostra un pochettino non solo ti restituisce questa cosa, ma ti dà anche un pochettino di prospettiva nel dire se noi diciamo con un'organizzazione dal basso, senza soldi, riusciamo a distribuire pacchi a migliaia di famiglie, non è pensabile, diciamo, che una regione possa fare una roba del genere. E sempre un attimino, se posso andare, Matte, se no Vai, vai, interrompimi, perché sennò. E sempre diciamo sulle questioni del discorso, mi ci inserisco un attimo, è uscito in diversi interventi la questione diciamo legata alla salute, cioè diciamo la contrapposizione tra lavoro e salute. In generale diciamo il fatto che la questione, cioè al di là di balletti politici diciamo che stiamo verificando tra l'altro in una situazione delirante anche in questi ultimi giorni, cioè si apre, non si apre, il congiunto, la passeggiata, eccetera, eccetera, cioè al di là di proprio di discussioni, non su niente perché sono fatti importanti, ma diciamo con molta poca divisione reale, e cioè poi la grande questione è stata diciamo il profitto che doveva essere tutelato a tutti i costi e quindi la produzione. Un fattore che emerge secondo me, che se in un primo, diciamo in una primissima fase, come diceva Matteo all'inizio, diceva questa situazione qua un po' di crepe le ha aperte, un po' di contraddizioni le sta aprendo. Una primissima fase, ad esempio, la questione della salute, cioè ci sono stati scioperi chiamati dai sindacati conflittuali, ma ci sono stati anche proprio scioperi spontanei che spesso i confederali hanno dovuto coprire, perché erano proprio scioperi che venivano dai lavoratori direttamente. Questa seconda fase probabilmente ci restituirà un'altra, diciamo, situazione conflittuale sulla salute, ma probabilmente con un indebolimento dei nostri, perché comunque ne vieni da 2 mesi dove nella maggior parte dei casi non percepisci reddito. Perché ad esempio la cassa integrazione non ti arriva o perché sei stato licenziato, perché poi è vero che c'è blocco di licenziamenti, ma ci sono pure mille modi, diciamo, per aggirarlo. E questo secondo me apre proprio la questione complessiva, da un lato, diciamo, politica, cioè la questione del reddito, cioè la questione che ci sono milioni di lavoratori, diciamo, che erano già poveri prima e che ora sono in una situazione disperata, e milioni, diciamo, di persone sulla soglia della povertà che ci stanno entrando. E aggiungiamoci pure, diciamo, milioni di, chiamiamoli piccoli commercianti, eccetera, eccetera, che sono in una condizione di, come posso dire, di caduta libera verso il basso. E questo, secondo me, dobbiamo ragionarlo sia appunto con una proposta complessiva politica. Non so se poi volete, cioè, mi viene in mente, diciamo, in particolare il reddito di emergenza, ma No, sia. ma secondo me questa cosa qua è il punto a cui volevo arrivare. Cioè, ovviamente, secondo me, noi, stando sui territori e andando a vedere in un certo senso quali sono le contraddizioni, vediamo che questa questione del reddito d'emergenza è fondamentale. Ma non è fondamentale perché è uno slogan che dobbiamo in un certo senso sbandierare, ma perché realmente in questo momento ci sono fasce di popolazione che per mesi non potranno, in un certo senso, avere un sostentamento dignitoso. E ci sono anche tantissime fasce della popolazione che, come posso dire, sono quelli che a me non mi piace come termine, però insomma i giornali hanno definito nuovi poveri, cioè erano persone che erano già, in un certo senso, non erano già all'interno, casomai, di dall'età, di una situazione di precarietà della vita estrema, ma erano, casomai, coloro che lavoravano con piccoli contratti a nero, coloro che lavoravano con piccoli contratti precari, tutto il mondo, io ci tengo sempre a ricordarlo perché è un mondo che in questo momento si sta mobilitando tanto dei lavoratori dello spettacolo, della cultura, cioè anche quello è tutto un mondo che in un certo senso è stato completamente tagliato fuori da questa crisi. In questo momento uno Stato deve prendersi la responsabilità di dover mantenere in un certo senso i propri cittadini, soprattutto in questo momento di difficoltà. E quello che insomma stiamo dicendo da giorni è che noi i soldi più o meno sappiamo dove andarli a prendere.
ora sembra sempre, no, siete soliti comunisti che vanno a sbandierare, eccetera, eccetera. Però, però in questo momento si va a vedere come le cose che dicevamo da anni, cioè la questione della patrimoniale, la questione della distribuzione della ricchezza, diventano fondamentali in questo momento. In questo momento in cui davvero si deve riuscire a trovare i soldi dove già ci sono. Anche la questione che diceva prima Leon di Milano, della questione degli armamenti, gli F-35, cioè noi in questo momento stiamo facendo, e infatti riusciremo a breve anche con un comunicato da questo punto di vista, tutte delle proposte pratiche che potrebbero essere già realizzabili se ci fosse una volontà politica di farlo. Poi ci sono anche delle bugie, perché per esempio i rappresentanti di commercio che sono nell'Enasarco, a loro non spetta il bonus dei 600 euro pur essendo partite IVA. Certo. E poi magari c'è il notaio o l'avvocato che guadagna quello che guadagna e ha fatto la richiesta per i 600 euro. Insomma, vengono fuori proprio delle spaccature, delle bugie notevoli, ecco. Eh sì, ma infatti su questo poi, cioè, le misure stanziate finora dal governo sono state innanzitutto chiaramente briciole, cioè per i lavoratori, per le classi popolari, cioè insufficienti è quasi esagerare, perché nulle praticamente. Il decreto aprile, diciamo, siamo al 3 di maggio, deve uscire ancora adesso, si chiamava appunto decreto aprile, sono state totalmente insufficienti. E sulla questione del bonus, ad esempio, cosa è successa identica a Genova per, diciamo, la questione dei buoni spesa, dove come primo criterio per l'assegnazione c'era un'autodichiarazione? Sì, diciamo, le proprie condizioni economiche erano mutate sulla base del Covid, non tenendo in considerazione il reddito, cosa che è successa ad esempio per il bonus di 600 euro agli autonomi, alle partite IVA, eccetera, eccetera. Cioè il reddito non è assolutamente tenuto in considerazione, oltre al fatto appunto che c'è una sproporzione tra soldi, diciamo, soldi stanziati a imprese, eccetera, eccetera, e soldi invece per i lavoratori e le classi popolari. E io però questo, secondo me, nel senso, noi dobbiamo capire più che altro come muoverci noi, perché sì, chiaramente le proposte, le nostre proposte, diciamo, che poi sarebbero anche, diciamo, immediatamente realizzabili, facilmente realizzabili, però nel senso poi capire anche, nel senso, come si muove la controparte, come organizzarsi noi, perché c'è il rischio poi che veramente, Matteo giustamente all'inizio diceva, cioè non è che prima si stava bene, cioè noi ci stiamo trascinando dietro, diciamo, una situazione di recessione con delle ricette di un certo tipo dal 2008, e cioè, da questo punto di vista, cioè, penso al nuovo presidente di Confindustria che se ne esce, diciamo, alla vigilia del 1° maggio dicendo, cioè, qua bisogna ripartire, e per ripartire per noi si intende, diciamo, andare oltre la contrattazione collettiva e andare a ridefinire, diciamo, tempi di lavoro, giornate di lavoro, eccetera. E lì, secondo me, mi rendo conto che è facile, diciamo, porre la questione e bisognerebbe, diciamo, ragionare sulle ricette. C'è la questione, diciamo, come ti devi difendere te ad un attacco che probabilmente sarà ancora più forte. Mi rendo conto che ve l'ho buttata lì, nel senso che e vi posso anche un pochettino mettere in difficoltà, però la questione centrale è questa, cioè è organizzarsi. Io ritorno magari anche un attimino a prima, no? Cioè la questione dell'organizzazione che tu provi a strutturare anche attraverso magari la pratica sociale, anche attraverso il pacco. La questione della salute, il fatto che questa fase 2, diciamo, di lotta per la salute necessariamente, molto probabilmente non sarà come la prima, diciamo, è un fatto di reddito e di organizzazione, perché se io prima percepivo lo stipendio, lo facevo lo sciopero per far chiudere l'azienda, ma se non piglio da 2 mesi la cassa integrazione e non ho, diciamo, una rete solidale di organizzazione, diventa molto più difficile opporsi. Certo. Leon, che ne pensi di questo? Cioè, voi da questo punto di vista cosa state, in un certo senso, so che sono temi ampi che escono anche un po' dalla pratica quotidiana, ma secondo me, insomma, siamo arrivati al punto in cui, per concludere la puntata, possiamo anche riuscire a, tra virgolette, lasciarci con una sorta di che fare ipotetico che secondo me è importante, insomma, la domanda che poneva Andrea da questo punto di vista. Ma a me veniva in mente, sentendo sempre, appunto, pensando
alla fase 2, Arunda Tiroi, la scrittrice e compagna, attivista, militante indiana, che in una recente conferenza e anche in un libro che uscirà nei prossimi mesi e si intitola Pandemic is a Portal, cioè la pandemia sicuramente cambierà tutto e non è affatto detto che cambierà tutto in positivo, anzi già sappiamo che la crisi della globalizzazione neoliberale vorrà anche dire fuoco sotto, sulle ceneri dei sovranisti, di chi fa del nazionalismo, come dire, la ricetta. Ti racconta che quella sarebbe la ricetta o la soluzione per risolvere i tantissimi problemi sociali generati dal neoliberismo, dal capitalismo neoliberale. Però è così allo stesso modo rispetto alla questione legata anche alle relazioni industriali, al rapporto appunto tra i grandi industriali di Confindustria e i lavoratori, i dipendenti, tanti altri pezzi produttivi del paese che invece rischiano di essere schiacciati perché non arrivano i fondi, non arrivano. Ora, da questo punto di vista, noi dobbiamo continuare a scommettere sul fatto che dal basso, agendo localmente, ma poi pensando globalmente, restando connessi tra di noi dentro e fuori da questo piccolo paese che in fondo è l'Italia, già molto pieno di differenze al suo interno, possiamo costruire delle possibilità diverse. Il 5, adesso tra 2 giorni, ci sono i presidi, noi siamo in presidio, come i compagni di massa siamo parte della rete di Asia, da anni impegnati sulla lotta per la casa e in qualche modo saremo mobilitati. Adesso ovviamente molto particolare, in particolare in Lombardia, ci vuole tanta invenzione persino a mobilitarsi. E così sarà, appunto, per tutte le sfide che abbiamo davanti. Ecco, in qualche modo, pensiamo che, per tornare a rispondere alla tua domanda, ritornando però al mutuo soccorso, forse dobbiamo approfondire la capacità delle nostre comunità di, appunto, costruirsi come comunità autonome, capaci di sviluppare, anche un'alternativa concreta. Tutti i giorni la crisi sarà lunga e andrà sempre di pari passo la nostra capacità di vivere un po' meglio dentro a questa situazione rispetto a come avremmo vissuto, noi e tanti altri, e contemporaneamente di rivendicare il fatto che i problemi strutturali, appunto, non li possiamo risolvere distribuendo pacchi spesa per sempre, ma i problemi strutturali sono legati a delle ingiustizie. Capisco che possa apparire molto anche un po' vago, però in realtà non lo è, nella misura in cui poi tutti i giorni siamo nei territori e, insomma, volevo citare questa cosa che mi è piaciuta molto. Di Arunda Tiroi, perché secondo me può essere un po' una chiave in cui leggere anche quel non tornare alla normalità, perché la normalità era un problema. Perché è chiaro che o ne diamo una lettura ampia, globale, oppure il rischio è anche di sentirsi rispondere: beh, se però la normalità era quando le terapie intensive non erano piene, intanto torniamo almeno a quella normalità. Ed è un sentimento molto comprensibile, e quindi se non vogliamo chiuderci in una, do dobbiamo appunto dire che quando intendiamo dire che non vogliamo tornare alla normalità, intendiamo dire che vogliamo riconquistare tanti spazi che questo virus e la reazione delle istituzioni a questo virus ci hanno tolto, e però facendolo mettere in discussione tutti quelli che sono appunto le gerarchie, i meccanismi che generano ineguaglianza e che effettivamente sono stati messi in luce in modo ancora più forte dal coronavirus. Poi sappiamo che non basta, perché sono evidenti da sempre il fatto che siano oggi più, che siano stati messi in luce, non significa che avremo la forza per trasformarli, ma insomma, questa forse può essere un punto di partenza. No, sono d'accordo con te, insomma, questa è una riflessione che
ora dovrebbe aprire un'altra puntata. Infatti, credo che poi su questi temi ci dobbiamo ritornare. Sul tema che poneva appunto Arianna del mutualismo in quanto opportunità di riuscire poi a costruire una rete più ampia, la questione dell'organizzazione, Andrea, che mi siete in un certo senso, e tu hai chiuso il cerchio dicendo questa questione appunto della questione più sistemica generale, che secondo me appunto da un lato è una difficoltà oggettiva, però potrebbe essere anche un'opportunità per riuscire a creare nuove reti che dal basso riescano ancora di più a scardinare quelle contraddizioni ormai evidenti. Io credo che dopo 1 ora e 20 ormai siamo tutti stanchi anche di parlare, soprattutto credo saranno stanchi di ascoltarci. Io davvero vi ringrazio perché siamo riusciti da come, insomma, come dovrebbe essere, come per noi il mutualismo, da semplice consegna del pacco a andare a riflettere, insomma, sulla crisi più generale. Secondo me siamo riusciti anche in un certo senso a valorizzare il lavoro di ogni comunità. Prego tutti, insomma, andare a vedere le foto, i video che tutti i compagni e le compagne stanno postando sulle diverse pagine, Papp Livorno, Papp Genova, la pagina del cantiere. Io che posso fare? Grazie, spero di vederci il prima possibile, di venire il prima possibile a mangiare un casciucco, prima a Livorno, poi vado a Genova e poi passo a Milano a conoscere Leon, che dal vivo ancora non ci A siamo dormire a casa tua, conosciuti. Matte. Grazie. Esatto, Andiamo a dormire facciamo da uno te. scambio. Dai. Ciao belli, grazie mille. Grazie. Ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao. Ciao. Allora, ciao Ari. Allora, abbiamo chiuso. Scusate se abbiamo sforato un po', ma secondo me gli argomenti erano importanti. Vi volevo ricordare che anche noi adesso passiamo alla fase 2, passiamo alla fase 2 del nostro mutualismo. Come sapete, come abbiamo annunciato, i pacchi sono la lista, insomma, per i pacchi l'abbiamo chiusa. Finiremo insomma di distribuire i pacchi e di riuscire a usufruire anche dei 40.000 euro che ringrazio sempre, abbiamo più di 40.000 euro che abbiamo raggiunto tramite crowdfunding in queste 2 settimane, ma già da questa settimana sono iniziati nuovi, insomma, i nuovi sportelli, perché crediamo che appunto adesso dobbiamo passare alla fase 2, una fase che vada ad affrontare in maniera anche più vertenziale, in maniera più diretta alcuni problemi. Quindi continua il telefono rosso. Abbiamo lo sportello di supporto popolare per il contributo e il sostegno all'affitto a livello comunale, e lo sportello per le borse di studio, anche questo è un tema che ovviamente è importantissimo e il nostro amato Conte purtroppo casualmente se l'è dimenticato durante la sua infinita conferenza stampa, e il bonus famiglia per il babysitting e dispositivi informatici. Anche questa è una questione fondamentale, visto che numerose famiglie torneranno a lavorare, quindi da domani verranno questi problemi. Penso che Giovanni, Gigi e Simone vi metteranno i diversi cartelli. Io vi ringrazio, questa fase 1 è terminata. Abbiamo sottolineato l'amarezza, insomma, della gestione di questa fase 1, ma anche la bellezza della solidarietà, dei volti, delle storie che abbiamo incontrato e che siamo riusciti in un certo senso a conoscere grazie all'attività di mutualismo. Domani incomincia questa fase 2. E secondo me l'unico modo per affrontarla insieme, per non farci in un certo senso colpire in maniera passiva da quello che succederà, è organizzarci insieme, organizzarci dal basso e farlo soprattutto con una prospettiva di costruire una comunità davvero resistente in tutta Italia. Io vi saluto e vi ringrazio sempre perché anche personalmente è sempre importante riuscire a pensare a tutti questi temi. Grazie a tutti e a tutti, ci vediamo domani e buon inizio di fase 2. Chissà cosa succederà. Vi voglio bene.